Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Emmanuel of the Lions, questo video è per te. Mi hai chiesto da tempo come dipingere le ossa e questo video ti accontenterà. Visto che ci ho messo un po' a farlo questo video, mea culpa, troverai non solo un metodo, ne troverai due diversi su come dipingere le ossa. Quindi, ragazzi, mettetevi comodi, fatevi qualcosa di caldo e preparatevi per questa ballata delle ossa. Molto bene. Ravanando nella mia Meats Box ho trovato questo rimasuglio dal kit del Gargant, il gigante fichissimo. Quel kit è bellissimo, ha un sacco di bits particolari, tante texture per sperimentare, quindi se volete pasticciare un po' con differenti materiali e cose così, prendetelo pure, perché è veramente un kit bellissimo, per quanto abbia già qualche anno. Comunque, tornando a noi, quindi, ho trovato questo componente della mazza con un teschione che fa il caso nostro, quindi questo primo teschio sarà dipinto con uno schema più smunto, diciamo così, un osso più slavato, se così vogliamo chiamarlo. Ovviamente primer bianco e la prima cosa da fare adesso sarà applicare il colore di base, che sarà il Ragged Flesh. Consiglio del doc: quando utilizzate alcuni colori che vi risultano particolarmente densi, per esempio, per la mia esperienza mi trovo questo fenomeno soprattutto con i marroni, con gli ocra, con i beige, che sembrano quasi grassi come consistenza, aggiungete una punta di Lamian Medium, vedete che cambia completamente la situazione. E dopo un paio di passate diluite di Rackard Flash, il nostro teschio è pronto per gli step successivi. Come al solito, se avete visto già qualche mio video avete più o meno un'idea di come lavoro, ora applicherò una lavatura, nel caso specifico l'Agrax Earthshade, per definire un pochino meglio i volumi di questo teschio, per poi andare a rifinire successivamente con altri colori. Quindi, Agrax, pennello e via. Quando utilizzate le lavature, utilizzate sempre il pennello adeguato, quindi non utilizzate il fine detail o lo small layer o un Winsor & Newton serie 7000 per dipingere Catacross. Se dipingete Catacross utilizzate un pennello con la setola molto più ampia, se dipingete uno scheletrino normale utilizzate un pennello più piccolo. Questo è l'aspetto del nostro teschio dopo la passata di Agrax. Quello che farò adesso è andare a riprendere il colore di base, quindi il Ragged Flash, e iniziare a definire meglio i volumi, quindi andrò a lumeggiare le zone in rilievo. Qui sto utilizzando la tecnica del blending. Come funziona? Piccolo riassunto. Si traccia una linea di colore e mentre il colore è ancora umido, ancora fresco, con il pennello di piatto si passa per creare la sfumatura. Non è facilissimo all'inizio, provate a sperimentare su superfici più ampie e vedrete che poco alla volta ingranerete.
dopo aver sketchato, perché di fatto così ho fatto, le prime luci con il Rakart, è arrivato il momento di ridefinire bene il tutto e dare profondità al nostro osso. Quello che farò adesso è utilizzare il Dryad Bark, quindi un marrone freddo, con la tecnica della velatura prevalentemente, e andrò a stenderlo in tutte le parti più in profondità per ammorbidire il passaggio e dare più profondità all'osso. Ora invece lavoro a velature. Cos'è la velatura? È un colore estremamente diluito, quasi trasparente direi, una volta messa l'acqua, e va utilizzato costruendo gradualmente la sfumatura, quindi applicando strati successivi di colore estremamente diluito che andranno a costruire la sfumatura. Quindi l'unica accortezza che c'è da avere quando si lavora a velature è utilizzare il pennello di piatto più che di punta e aspettare che lo strato precedente sia ben asciutto, perché altrimenti vi portate via il colore che avete steso e crea delle macchie che difficilmente si possono sistemare. E dopo aver giocato con le velature di marrone, questo è il risultato. Ultimo step, ultimo passaggio da fare, è, utilizzando il Pallid Witch Flash, profilare, diciamo così, le zone più in rilievo, quindi gli spigoli estremi e tutte quelle aree che spiccano sul modello. Ovviamente è possibile anche creare delle zone di texture, per esempio sul becco, sulla parte più alta, è possibile disegnare delle righine per dare l'impressione di osso solcato rovinato. E questo è il primo metodo che vi mostra come dipingere un osso dissotterrato dal giardino dopo quasi 20 anni, per citare qualcuno. Il secondo metodo, che vi mostrerò adesso invece, prevede l'utilizzo dei contrast. Quindi, bando alle ciance, metodo numero 2. Quindi, vi ho mostrato il primo metodo, un pochino più elaborato, un pochino più avanzato, diciamo così. Quello che vi farò vedere ora è, tramite questo componente, come dipingere l'osso in maniera più semplice, in maniera battle ready, diciamo così. Ho sprayato questo bit con il Raytheon, quindi con il primer più caldo della gamma contrast, e, inaspettatamente, utilizzerò i contrast. In maniera altrettanto inaspettata, il colore che utilizzerò ora è lo scheletro Nord. Io qui sto facendo uno scheletro abbastanza standard come tinte, quindi il color osso normale. Ma visto che la gamma contrast è molto ampia, perché non sperimentare? Provate sempre magari su fondo Wraithbone a utilizzare lo Snakebite Leather
piuttosto che su fondo grey sear utilizzare un colore grigio come il Griff Charger Grey o il Basilicanum Grey per dare un tono più spento alle ossa. Vedrete che danno molte soddisfazioni, soprattutto su pezzi nuovi come i nuovi Ossiark, che sono fighissimi. Bene, questo è l'effetto dello scheletro Nord sul fondo Ratebone. Quello che bisogna fare ora è, dato che comunque i contrast su una superficie liscia macchiano, è andare a rifinire il colore, diciamo così, di base, anche se oramai è stato alterato dalla passata di contrast, con l'Ushab T-Bone. Quindi andremo a rifinire tutte quelle zone dove il colore si è un pochino depositato tramite blending, wet blending o velature, per ammorbidire un pochino i passaggi. Dopo faremo la stessa cosa però con un colore più scuro come il Morphang Brown nelle ombre per ammorbidire un pochino i passaggi. E dopo aver giocato un po' con le velature di Ushab T-Bone e Morphang Brown, questo è il risultato. L'ultima cosa da fare per poter terminare il nostro teschietto è riprendere il colore di base, quindi il Ratebone, non in bomboletta ma in boccetta, e andare a fare delle piccolissime profilature giusto sui punti maggiormente in rilievo. Quindi qui per esempio... Bene, e anche il secondo metodo con la tecnica contrast è finito. Come sempre, se l'idea del doppio video, diciamo così, della doppia tecnica vi piace, lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete qualcosa che volete vedere, se avete richieste, suggerimenti, qualunque cosa, lasciate un commento qui sotto. Come al solito, cliccate sulla campanellina per ricevere aggiornamenti da ogni nostro nuovo video. Seguiteci su Instagram e Facebook per vedere tutto quello che postiamo, meme, vignette, reminder alle live e ai nuovi video. E come sempre, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.